Corbo Brown e che sicuramente meriterebbe una candidatura altro che 5 Stelle, ma veramente andrebbe eroi, veramente, perché la situazione che vivono giornalmente, con quello che rischiano, meriterebbero veramente una statua su ogni città. Sono anche l'emozione di portare a casa mai a fare dei paragoni non del tutto coerenti. E quindi all'interno di queste esperienze maturate appunto di lotta sul territorio di Cartenze, mi ha permesso di capire quello che deve essere il movimento, ovvero protesta forte sui fatti, sui dati, rischiando del proprio, e quello che è la proposta, la rete e quindi la crescita e la possibilità di dare un futuro diverso a questo paese. I pronti soccorso ospedalieri intasati, se favorevole ai presidi di prossimità gestiti da medici di famiglia aperti 24 ore per smaltire le visite e i soccorsi semplici. Faccio una premessa alla risposta. È stato 3 anni a Madrid. A Madrid è un quartiere operaio, si chiama Villa di Vallecas, sta a parte sud di Madrid. Una metropoli enorme, ha circa 6 milioni di abitanti. Ebbene, lì ogni quartiere praticamente ha un presidio ospedaliero. Io sotto casa avevo la possibilità addirittura di scegliere se andare a piedi o in metropolitana da una parte all'altra. Noi invece in Italia stiamo totalmente nel senso opposto. E quindi credo che il servizio debba essere il più possibile vicino al cittadino, e questo dobbiamo assolutamente indirizzarci su questa strada. I castelli avevano, parlo di Albano, lì Certenzano, avevano ospedali e pronto soccorsi vicino appunto alla cittadinanza. Oggi pensate che ad Albano esiste un unico pronto soccorso con un bacino di circa 200.000 abitanti, perché copre da Genzano a Marino, a Rocca di Papa, alla parte anche sud dei Castelli. È intasato tutti i giorni, purtroppo parlo anche per esperienze personali a livello familiare, non è più possibile. Quando a uno Stato, quando una popolazione viene tolta la sanità, viene tolta l'istruzione, il baratro più profondo si avvicina sempre di più. Okay, vai. Beppe Grillo parla di sanità pubblica da eccellenza nel programma. Domanda: come pensi di integrare in regione la sanità pubblica con la sanità privata? Io non è competenza, non è mia competenza, non è la mia competenza, quindi non saprei esattamente. Questa è l'importanza anche della rete. Giusto. Non so se ho detto prima, 29 anni svolgo come professore dall'architetto, quindi sono sincero, la rete è importante anche per questo. Rispondere alla rete, i programmi su una risposta. Vai, veloce, altra domanda. Scusate, c'è il papà di Matteo De Simone che lo cerca. Se è qui, se si può alzare, che il papà è fuori. Grazie.